Oggi siamo venuti a Ronco San Baccio a conoscere Giannino Vincenzi e le sue opere. Com'è nata la passione per la scultura? È nata la scultura, uno ce l'ha dentro, se non ce l'ha dentro è come imparare a ballare, se non ce l'hai dentro non imparerai mai. E io così, dopo 20 anni di duro lavoro in una grande azienda del vetro, che io facevo i campioni per sia la Scavolini, Schneider o Patriarca, le più grandi ditte d'Italia. E da lì mi è sempre piaciuto creare qualcosa di nuovo, mi piaceva, io quello che avevo in mano, bene o male, qualcosa riuscivo a fare. Questa che cos'è? Questa è una pianta di acacia. E purtroppo, al posto di buttarla nel fuoco, io ho pensato, come scultura io la chiamo due cuori infranti. Ma fra l'altro lei non è solo, il legno non è l'unico materiale che lavora. No, quello che trovo, legno, marmo, ferro più ancora, mi piace di più perché lo creo dall'inizio alla fine. Alceo è uno dei maestri di queste cose e io da lui ho imparato tanto, ma tanto. Io già ce l'avevo dentro la scultura, però con lui è impossibile non imparare, non migliorare queste cose. Perché lui qui viveva di scultura, qui vicino c'era Giuliano Vangi anche. Ronco San Baccio è una frazione degli artisti, è in comune, forse ne sanno un po' di meno perché le strade sono pessime. Ascolti, fra l'altro l'abbraccio è importante perché assume ancora di più un significato importante nel periodo in cui stiamo vivendo oggi. Certo, siamo in un periodo che veramente l'abbraccio se ne vorrebbe, ma tanto, è un po' di tutti. Giannino, queste invece sono le sue 4 figlie. Sì, io ho 4 figlie, che una, posso dirlo come da papà, come tutti penso, una più brava dell'altra, grandi lavoratrici, e allora meritavano un riconoscimento. E allora per questo dico, io le voglio fare, però ci provo perlomeno, poi vediamo, sono venuto abbastanza bene, tutti le riconoscono da qui, vuol dire che... Direi un bel riconoscimento per una figlia. Apprezzano molto loro, ma tutto quello che faccio apprezzano, sono molto soddisfatto delle figlie. E qui che materiale hai usato? Io qui dentro è tutto ferro e poi fuori sono fatto con la resina. Qui invece alle nostre spalle abbiamo questa palla di pomodoro, com'è nata questa idea? L'idea è nata perché qui siamo nei confini tra Fano e Pesaro. Io per Fano ho fatto la Dea della Fortuna e i pesaresi hanno detto per noi niente, anzi, anche perché il sindaco di Pesaro qui ogni 15 giorni viene a pranzo qui o a cena. E allora mi è venuta l'idea di fare anche la palla, contentare un po' sia Fano che Pesaro. Quanto pesa? Pesa sui 500 kg questa. È tutta in ferro e questo ci ho lavorato molto, molto, ci ho bruciato 2 saldatrici. Invece alle nostre spalle abbiamo là il Museo dell'Agricoltura, lo possiamo definire. La palestra del contadino è perché una volta i nostri nonni, i genitori non avevano tempo, non c'era palestra. E la palestra era queste cose qui, si doveva dalla mattina presto, notte, fino a sera, e quando c'erano le mucche, c'era tanto, tanto, tanto lavoro a casa, non c'erano i trattori. E io non buttavo via niente, anzi ho tante cose ancora dentro perché fino adesso ho sempre mucchiato, però adesso è giunto il momento di farla vedere alla gente, che molti, molti vengono a vedere, apprezzano e io ho messo il nome, adesso ancora ci devo mettere i nomi di queste cose che la gente, anche gente di 50 anni, ce n'è molti che non sanno cos'è. E allora la definisco la palestra del contadino perché è una cosa che... Non c'è bisogno di palestra, una volta con questi lavori la palestra non serviva.